13 vittorie utili consecutive, 13 schedida e più 17 sul Sasso Marconi, uscito sconfitto con il Granavica. Campionato chiuso da tempo, ma ora si aspetta solo il countdown per decidere se la prossima meta chiamata Marignanese sarà la data utile per stappare lo champagne e provvedere ai relativi festeggiamenti. Nel mezzo la trasferta di Gaggio Montano, avversario di turno, faro, bello, ostico e determinato, voglioso di fare il risultato, che si affida alla famiglia Lenzi e Costantini, tra i nomi che annoverano il club emiliano. E ha un cognome Cesenate, detta da ultras biancorosso, chiamato Bisoni, ma che nulla a che vedere con l'attuale allenatore del Vicenza. In panchina per i padroni di casa, debutto assoluto per Davide Betti. E quale miglior debutto se non fosse ad inizio gara per l'imprecisione al bersaglio e la bravura di Scotti? Ma andiamo con ordine. Una manciata di minuti dal fischio d'avvio e il difensore Lenzi si mostra pericoloso in area avversaria, senza però arrivare sul pallone. Mentre Fabri, dall'altra parte, più cinico, scarica il pallone tra le braccia di Crocco, che para in due tempi. Lenzi, tra i più pericolosi dei suoi, si fa vedere nuovamente in area avversaria, ma scarica il pallone in bocca al portiere Scotti. Romeo, invece, da calcio piazzato, non trova la sua Giulietta chiamata a porta, mentre è Capitani a chiamare alla deviazione in corner l'attento portiere ospite. Nel momento di sofferenza, il Rimini passa. Azione manovrata prima che Bonaventura inventi gol d'autore, che significa quota 20 in stagione, e applausi a scena aperta dei 110 supporters giunti dalla Romagna. Per lui il replay a cura di Eugenio Angeli, prodezza tutta da gustare. Il Rimini ferisce l'avversario che, incredulo, si fa travolgere dalla velocità di Goyebre, steso al limite dell'area di rigore. Del calcio piazzato se ne incarica Sasa Cicarevic. Il Cic mira il mirino, un'occhiata alla barriera, alla posizione di Crocco e via la fregatura chiamata gol. 2-0 e partita che sembrerebbe già chiusa. Anche in questo caso ci avvaliamo del replay di Eugenio Angeli per mostrare l'intelligenza del calciatore, ma anche una barriera non perfettamente posizionata. Prima del fischio finale di prima frazione, Lenzi chiama l'intervento Scotti. Nella ripresa ti aspetti un Rimini più manovriero, con azioni che proietterebbero Guiebre verso la porta avversaria e anche l'ingresso dei Ricchiuti, a meno 3 dal record di Sarti. Crocco viene chiamato in uscita ad evitare il peggio, mentre Costantini viene bloccato sul più bello da Brighi, ma proprio il difensore commette una leggerezza che manda in rete Bicocchi, facendo esplodere la gioia dei supporters locali, che trovano la rete della bandiera e della speranza. Rivediamo l'errore di Brighi e il gol di Bicocchi. Il Rimini, preoccupato, si scatena in area avversaria. Da un traversone di Fabri, Costantino colpisce in area di rigore il pallone con il braccio. Il replay ci mostra la deviazione del difensore di casa, ma l'arbitro in questo caso decide di sorvolare. Dalla bandierina arriva la conclusione di Valori, che scheggia la traversa. Valori, bersagliato dal pubblico di casa, chiama l'intervento Crocco. Mentre i titoli di coda, le speranze del faro, si spengono con il tiro di Romeo che termina abbondantemente al lato. 1-2 e 13 totalizzato, con sofferenza e concretezza, il Rimini porta a casa l'ennesima gioia in stagione, mentre l'ultimo dato statistico è quello di Adrian Ricchiuti, che con l'ingresso in campo all'87esimo arriva a meno 2 dal record di presenza di Sarti nella storia del club biancorosso. Allora anche in questo caso, champagne per tutti.